4000 mi piace, episodio con il Milan, con Osservatori, Talox, J Pata e ZV. Benvenuti nella nuova serie, io sono Talox ed oggi nasce ufficialmente il format dell'Osservatore Calcistico. Questo è il nostro outfit che non vi svelo al massimo, vedete benissimo la cravatta arancione, perché da oggi inizieremo a girare il mondo e l'Italia alla ricerca delle giovani squadre di talenti, ma soprattutto dei singoli giocatori talenti delle squadre più forti d'Italia e del mondo. Ovviamente YouTube Italia, non copiatemi pure questa serie, per favore ve lo chiedo. In questo primo episodio l'osservata speciale sarà l'Inter. In questa nuova serie andremo in giro per l'Italia, girovagando regione per regione, per sfatare uno dei miti più cult della nostra nazione: la mancanza di giovani talenti per la nostra nazionale. In teoria a breve dovrebbe arrivare il nostro ospite, ma indovinate come sempre chi è in ritardo? Proprio io. E adesso, per accorciare il tempo, sto passando in mezzo ai boschetti, vestito con giacca e camicia, sembro più un serial killer forse. Arrivati? Treni, si allora, parte? Come andiamo, sali, procuratore. Se vi stesse chiedendo chi è quest'uomo, bene, lui è J Pata, uno degli ex Inter più famosi d'Italia. Ah, buongiorno ragazzi. Nel 2023, i social quanto influenzano la carriera di un giocatore nella loro prima fase? Qualità d'osservatore, quello che posso dirti è di stare attento, magari a monitorare qualche giocatore. Lo bisogna monitorare sempre all'interno del campo, ma soprattutto fuori dal campo, perché ci sono, e ho visto anche tanti talenti anche che hanno giocato con me, non faccio nomi, ma comunque alcuni sono arrivati e hanno dimostrato di essere dei fenomeni, che si sono persi per l'extracampo, diciamo, okay, fuori dal campo. Perché i social sono un'arma a doppio taglio, come ben sappiamo tutti. Quando giochi nell'Inter o quando comunque sei un professionista del calcio, che è lo sport più seguito di tutto il mondo ormai, e poi in Italia ancora di più, devi stare attento a cosa pubblichi, a chi dai retta, a chi rispondi. Banalmente anche le ragazze devi stare attento, cioè nel senso devi stare attento a tutto, perché ogni cosa che pubblichi, ogni cosa che... ogni pensiero, anche per esempio, io sono sempre stato interista. Ok. Avessi messo Juve merda, per esempio, ok, all'interno delle mie storie o nei miei post, io sarei stato fregato. E comunque sono sicuro che l'Inter mi avrebbe, tra virgolette, o sgridato o multato. Perché devi sempre mantenere un'immagine di te stesso come giocatore dell'Inter, level up, top, capito? Siamo arrivati ad Interello, il centro sportivo dell'Inter. Non ci sono mai stato, ma secondo me sarà un posto davvero spettacolare. Vabbè, gli sponsor hanno sempre la precedenza, diciamo. Vabbè, certo, però è sempre Interello nel nostro cuore, di noi che abbiamo giocato qua e che giochiamo. Esatto, adesso andremo a vedere la struttura, perché comunque sì, essendo l'Inter, qui ci sono le siepi, quindi non abbiamo spoiler. Cioè, io no, lui penso... Io lo conosco bene, l'abbia... tutta la vita qua ho fatto. Esatto, quindi mi aspetto una struttura organizzata strabene, stile... squadre di Premier League, ok, una cosa del genere. Comunque stiamo parlando dell'Inter, che ha avuto settori giovanili sempre vincenti, direi. Cavolo, quindi lo sai che la tribunetta questa qua di Interello, come la sì, chiamo Interello, ricorda molto la Premier League, perché è faccia a faccia con il campo ed è molto bassa ma molto lunga. Adesso te la faccio vedere. Dai, mi ha messo curiosità ormai. Adesso te la faccio vedere. Entriamo. Squadra in campo, si comincia. Non c'è tempo per i giri turistici, che si entra in campo. Le squadre si preparano per una partita che sarà super piena di talenti, ma soprattutto super agguerrita, con due settori giovanili che hanno veramente del potenziale devastante. Il primo giocatore che mi salta subito all'occhio è il numero 4, che dal taglio di capelli e dal tocco morbido di questa sciabolata mi ricorda alla grande, tra virgolette, molto Luka Modric. Il primo grande dettaglio che ho notato è stata proprio la rapidità di gioco in mezzo al campo, sia nella fase di costruzione che nella fase difensiva. Guardate qui questo intervento del numero 5, che vi spoilerò insieme al numero 4 sarà il mio osservato speciale. 21esimo minuto, calcio di punizione, si prepara il nostro numero 4, tiro a giro sotto l'incrocio ed è subito vantaggio per l'Inter con un gol capolavoro. Cioè, un gol incredibile, ve lo giuro. L'hai fatto, l'hai filmato? Sì, sì, certo, ecco, che l'ho filmato. Ma non perdiamoci in chiacchiere, perché qui la partita diventa sempre più agguerrita. Calcio d'angolo, cross in mezzo,
Prova la deviazione, nessuno arriva tranne che il numero 10, che va di nuovo al cross in mezzo, ma questa volta ogni tentativo dell'Inter sembra essere vano, perché la difesa del Cesena è qualcosa di incredibile. Fronte opposto, calcio di punizione per il Cesena che si infrange sulla traversa questa volta. Attenzione perché anche la squadra romagnola che presenta dei giocatori davvero incredibili. Intanto qui il numero 8 se ne va con un gioco di prestigio e prova ad allargare subito il gioco. E attenzione perché adesso si scende in aria e c'è una fase un po' confusionale in questa azione offensiva. Quindi cosa si fa? Si mette la palla in cassaforte per il nostro numero 4 che prima dribbla un avversario e poi prova con ben due tentativi a cercare il cross in mezzo che si infrangono entrambi sulla difesa del muro del Cesena. La cosa che mi sorprende di più del nostro osservato è la serenità con cui gioca in mezzo al campo e gestisce il pallone, ma ora non c'è tempo di pensarci perché siamo già pronti a un'altra azione offensiva che parte dal numero 10 che prova lo scarico ancora verso il nostro osservato speciale che allarga il gioco, ma adesso guardate bene perché viene servito di nuovo. Testa alta, si gioca e sciabolata morbida verso il terzino che prova il cross in mezzo che viene intercettato dalla difesa avversaria. Intanto il numero 6 qui fa una chiusura eccezionale su un contropiede pericolosissimo da parte del Cesena e poi c'è il pareggio che ovviamente io e Pata non abbiamo registrato. Si riparte subito quindi dal risultato di 1-1 tra Inter e Cesena, ma l'Inter continua a spingere da ogni lato. Vediamo qui un cross dalla sinistra da parte del numero 3 che è stato un giocatore che ho tenuto molto sott'occhio in questa partita. Di nuovo cross, questa volta dal lato destro, che però si infrange di nuovo sulla difesa del Cesena. Ancora qui il numero 6 che a livello di intercettazione devo dire è stato uno dei migliori, forse del primo tempo. Intanto qui c'è stato un fallo che l'arbitro non ha visto, anzi ha dato il vantaggio, ma secondo me non c'era a quel punto perché era un'entrata forse da giallo. Comunque, ultima intercettazione ancora da parte di un nostro osservato speciale con giocata del numero 4 finale che va a sancire la fine del primo tempo. Ci siamo ricordati della nostra cravattina che sarà un po' la mascotte di questa serie, dopo la mettiamo quando faremo il commento. Opinioni a caldo, io ti do subito il mio osservato speciale, il 4, beh, che è il capitano, quindi è quello che risalta un po' di più. Esatto. E anche il 6, il difensore centrale, sta facendo proprio una gran partita, al di là del risultato, che sono errori sciocchi che succedono, però... Dell'Inter ti sì. Piace? Okay. Sì, molto. Io sai che ho visto della qualità nel 7 del Cesena. Sì. E poi ho riscontrato una qualità, proprio una tranquillità nel gioco, che non è da sottovalutare. Nel 4 dell'Inter, il capitano ovviamente sì. Anch'io e il 9 dell'Inter. Questi sono i miei tre osservati speciali perché adesso voglio dire anche nel secondo tempo come esatto. si perché comportano. Poi ecco, tra primo e secondo tempo c'è sempre un gap diverso. Esatto, bisogna vedere come reagisce. La forma fisica che cala e esatto. Lì entra in gioco, tornando al discorso della psicologia, perché poi lì si gioca, quando si è stanchi si gioca con la mente, esatto, con l'esperienza esatto. E la mente. Vediamo come va questo secondo tempo, sì, dai. Mi aspetto molto da questi tre miei giocatori, non deludetemi, mi raccomando. E ragazzi, mi raccomando, io sono molto curioso di quello che pensano esatto. Loro nei commenti. Scrivete chi secondo voi potrebbe fare la differenza nel futuro e chi ha fatto la differenza oggi. Perché uno scout vero e un vero osservatore guarda anche in prospettiva, non solo nel presente. Nemmeno il tempo di rientrare dagli spogliatoi, che subito calcio di rigore per la squadra ospite. Si presenta al dischetto il numero 18 che lo spedisce sopra la traversa. Un errore un po' grave che avrebbe potuto mettere la partita su un altro piano per il Cesena, ma ricordiamoci che i rigori li sbaglia solamente chi ha il coraggio di tirarli, quindi non sono questi errori che fanno un giocatore. La partita prosegue, il Cesena prova a spingere ancora dalla fascia di destra dove sembra trovare più spazi, ma l'Inter riparte ancora con un contropiede velocissimo col numero 2 che si gira per il nostro numero 10 che ha giocato una partita davvero fantasista secondo me. Palla verso l'esterno che prova a rientrare una volta, due, di nuovo calcio di punizione. Occhio, altra punizione per il 4 qui, eh. Certo, si è guadagnato bene l'11. Se ci fa la doppietta su punizione. No, lo devo prendere assolutamente. Promossa a pieni voti. A voglia. Parte ancora il nostro osservato speciale. Rincorsa breve, forse saranno i classici 4 passi, tiro a girare, ma questa volta la conclusione vola sopra la traversa. In questa ultima fase di gioco, la cosa che mi ha sorpreso più di tutti da entrambe le squadre è stata l'aggressività in mezzo al campo, perché come tutti sappiamo, verso la fine della partita le forze fisiche vengono a mancare e ciò che deve fare la differenza
è appunto la forza mentale, che riesce a rimanere più lucido, alla fine riesce a portare a casa il risultato. E infatti a pochi minuti alla fine il nostro osservato speciale, il numero 4, ci delizia con un tunnel e poi tra parentesi prende anche fallo, ma ha fatto una giocata veramente sublime. Comunque, ultima occasione che viene creata dal Cesena e la partita termina qui in il termina qui, di pareggio. Bada. Un'ottima partita. Un 2-2. Un X importantino anche per il Cesena. Modesto. Modesto. Vabbè, comunque tanta qualità da entrambe le parti, secondo abbiamo me. Abbiamo visto una bella partita e dei bei talenti, ma me lo aspettavo di base. Non dal Cesena, il Cesena ovviamente mi ha sorpreso. E infatti segniamo qualche giocatorino importante lì. E adesso andiamo col commento finale. Allora, i miei osservati speciali per questa partita, facciamo che ne scelgo solo uno, dai. Okay, io scelgo il numero 4 perché all'occhio, a prima impressione, è quello che mi ha dato qualcosa di più. Io ho visto una certa tranquillità nel gioco, nella gestione della palla e nell'impostare dell'azione nel numero 6 dell'Inter. Molto bravo, l'ho visto molto tranquillo, quindi anche sì, per ha fatto anche molti interventi, esatto. In chiusura è andato molto bene, quindi mi è piaciuto, quindi io monitoro il 6, lo segno e lo verrò a vedere. Secondo me ha un margine di crescita maggiore di quello che si aspetta lui. Io infatti farei anche un complimento al Cesena che ha giocato una grandissima partita. Che ne dici? Veniamo dalle tue parti ad osservarli prossimamente. Ma io ti aspetto a Cesenatico, sai, io ho la casa lì, ti aspetto lì. Nei commenti qua magari qualcuno che porto io da Cesenatico, qualche persona che mi segue da lì, se vorreste questo grandissimo osservatore, esatto, Talox nelle nostre zone lì nella Romagna, monitorare qualche giocatore come il 21, ma magari anche come il 7, quindi scrivetelo soprattutto nei commenti, perché noi comunque come coppia ci muoviamo in tutta Italia, magari verrà lui se non ci sarò io, però ti dico molto bene e il Cesena mi ha proprio sorpreso, sono contento davvero, sono veramente contento. Ok, diamo 3 voti finali alla fisicità, alla tecnica e alla tattica della squadra. Fisico, quindi atleticità, all'Inter do un 8 pieno, l'ho visti abbastanza esplosivi, anche se darò un po' di più al Cesena, sono sincero. Tecnica, abbiamo visto delle giocate comunque incredibili, do un 8,5, 9 meno. E infine tattica, do un 7,5, perché abbiamo visto un primo tempo dove l'Inter ha giocato molto bene, palla a terra, cambi di gioco, azioni che attaccavano molto in profondità. Vero. Mentre nel secondo tempo l'ho visto molto più scarichi a livello mentale e di idee nel trovare le soluzioni. Ovviamente questo è il giudizio su una partita, ragazzi, quindi rimango sul 7,5. Io do fisicità all'Inter, gli do un 7,5, okay, perché ho visto alcuni giocatori un po' in affaticamento, altri invece molto più preparati. Tecnicamente do un 8,5 all'Inter perché ovviamente come sempre curano il dettaglio della tecnica e si è visto in partita. E invece come tattica do un 6 perché non ho visto un'organizzazione tattica tale da poter sconfiggere, tra virgolette, quindi vincere l'avversario in modo tranquillo, posizionamento, certo, in campo, ho visto qualche errore anche magari di copertura, di diagonale. Quindi do un 6, facciamo un 6,5 con margine di miglioramento altissimo, perché comunque si è visto che comunque siamo anche a fine campionato. Esatto, era un amichevole, quindi tutto il giudizio molto astratto. Esatto. Oggi. Ragazzi, questo video può terminare qui. Ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video del format Osservatore. Ci sarà sempre J-Pada o magari ci sarà un altro ospite o magari J-Pada è un altro ospite, perché il bello di questa serie è confrontarci tra noi creator, perché nessuno fondamentalmente è un osservatore, ma è, forse questo è il primo passo verso una lunga strada che andremo a intraprendere nel futuro. Come sempre, qui dal Buon Talo è tutto, un saluto da J-Pada. Ciao ragazzi. Bella.